Direi che comunque la situazione è piuttosto tranquilla, nel senso che è stato, soprattutto in queste ultime settimane, l'ufficio è stato fortemente coinvolto in una serie di attività che sono quelle delle nomine, quelle della cura di tutto quello che è l'inserimento di nuovi sia docenti sia per quanto riguarda le formazioni poi delle classi. Sostanzialmente rimangono ancora aperti sia la questione delle nomine dei docenti di sostegno, che in qualche modo deve tener conto degli ultimi aggiustamenti, che sono gli ultimi, per esempio, certificazioni pervenute, eventuali trasferimenti di ragazzi con certificazione da classe a classe, quindi c'è sicuramente una revisione di quello che si chiama, che noi chiamiamo essere l'organico di fatto, cioè la cura delle ultime assegnazioni alle classi, soprattutto dei docenti di sostegno. Per le altre diciamo, situazioni direi qualche difficoltà abbiamo sul personale di natura amministrativa perché siamo in attesa della formulazione di questo nuovo concorso che dovrebbe assegnare di fatto a tutte le regioni nuove persone, nuove professioni, nuovi professionisti che ovviamente vanno a coprire soprattutto i ruoli dell'amministrazione. Quindi la parte più, diciamo, gestione amministrativa delle scuole, quindi segreterie, DSGA, ovvero direttori servizi amministrativi. Queste sono le nuove figure che dovrebbero arrivare e che in molte scuole sono, come dire, assenti o sono in qualche modo precarie, quindi da qui la reggenza, per esempio. Così come anche il ruolo dei nuovi futuri dirigenti. È partito il concorso con la selezione a luglio, la preselezione. Dovrebbe, speriamo tutti, di concludersi entro quest'anno scolastico, in modo tale che siano assegnate alle scuole dal 1° settembre 2019 i nuovi dirigenti scolastici. Un saluto anche agli studenti e tutto il personale del mondo Con scolastico. piacere, nel senso che mi trovo in questo ruolo con molto piacere di dirigente provinciale, quindi auguro a tutta la scuola della provincia di Terni, naturalmente l'auguro a tutta la regione, il massimo raggiungimento di questi obiettivi che sono innanzitutto educativi e poi sono culturali, perché la scuola rimane un forte baluardo a difesa e a vantaggio di quella formazione culturale, quella formazione, quella crescita sociale che questo paese ha ancora tanto bisogno. Quindi un augurio a tutti i ragazzi di una formazione di un anno, innanzitutto importante, di crescita, di valori, perché anche nella scuola, come dire, la scuola è un veicolo di transito di una serie di messaggi culturali di alto valore educativo e civile e quindi ecco un augurio davvero importante per un anno di formazione e di qualità culturale.